e di 3 feriti, di cui uno gravemente. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 all'altezza di Torrenova. Impatto frontale avvenuto nel lungo rettilineo precedente l'abitato torrenovese ha coinvolto una Citroen C2 ed una Fiat 500 che avrebbe invaso la carreggiata opposta a causa, dicono alcuni testimoni, di una terza vettura che avrebbe tagliato la strada e che poi si è data la fuga lungo una stradina che porta verso le grotte di Scodonì. I due passeggeri della C2, due donne di Santa Catamenitello, madre e figlia, sono state trasportate immediatamente in ospedale, mentre il conducente della 500 è rimasto incastrato nell'abitacolo ed estratto dai vigili del fuoco di Santa Catamenitello, che hanno dovuto rimuovere con la fiamma ossidrica lo sportello sinistro della vettura. Secondo le prime notizie, il conducente, un trentenne di Torrenova, ha riportato la frattura degli arti inferiori e si trova ricoverato all'ospedale di Patti. Sul posto, carabinieri e vigili urbani di Torrenova che stanno cercando di rintracciare la vettura datasi alla fuga. Chiusa al transito per quasi 2 ore la statale 113. La scorsa estate, a poca distanza dall'incidente odierno, si era verificato anche un altro grave sinistro costato la vita ad un giovane operaio morto sul colpo dopo l'impatto con una vettura che gli aveva tagliato la strada nei pressi dell'incrocio.